Cuba, una storia anche italiana, mostra esattamente tutta la nostra esperienza italiana che è stata portata in quel paese da Colombo in poi. Questo busto che abbiamo messo qui all'ingresso della mostra rappresenta esattamente il genio italiano ed è veramente un autoritratto dello scultore Gianni Remuzzi che nel primo 1930 allestì tutte le sale del Campidoglio dell'Avana, cioè il Palazzo del Parlamento. Queste stanze, questa e le altre due adiacenti a questa, raccontano ad esempio il contributo che gli architetti italiani hanno portato a Cuba. Questa mostra che sarà aperta fino al 2 ottobre e il martedì, il giovedì e il sabato verranno organizzati degli eventi e delle conferenze di cinema con invitati gli registi oppure ancora anche serate di arte e di letteratura. Oltre che la mostra su Cuba, al primo piano c'è anche quella su Che Guevara, o meglio, quella di Che Guevara fotografo. C'è una sfaccettatura di Che Guevara che non conosciamo tutti e possiamo vedere che lui è stato veramente un fotografo perché ha lavorato prima di essere il personaggio che oggi conosciamo tutti. Che Guevara era Ernesto, un fotografo che documentava i suoi viaggi. Qua possiamo vedere delle fotografie che ha scattato in Messico ai Giochi Panamericani del 1955 e lui ha lavorato come fotoreporter per un'agenzia che si chiamava Agenzia Latina, era un'agenzia argentina e qua possiamo vedere uno dei suoi lavori che ha fatto professionale. Presenza, comandante Che Guevara.